Buona giornata da Alberto. Siete curiosi di sapere come sta andando il mercato immobiliare all'interno della nostra regione e nella nostra zona? Oggi ve lo spiegherò. Innanzitutto guardiamo i dati più importanti della nostra regione. Nell'anno 2018 sono stati compravenduti 73.000 immobili residenziali, segnando un più 11% rispetto all'anno precedente. E questo numero sta costantemente progredendo anche in quest'anno. Guardando l'asse temporale di 15 anni, invece, vediamo come il numero delle transazioni sia calato drasticamente negli anni 2006-2007 fino agli anni 2012-2013, gli anni in cui la crisi immobiliare era più importante rispetto ad oggi, per poi risalire leggermente fino a oggigiorno. Se da un lato il numero delle transazioni segue questo percorso, il valore medio delle compravendite, quindi al metro quadrato degli immobili, traccia una linea completamente diversa, dove vediamo che il mercato sta leggermente calando anno dopo anno e questo vale anche per l'anno 2019. Vuoi sapere perché succede questo? Puoi leggere questi dati? Ti aiuterò io. E la facilità di accedere al credito, quindi di ottenere un mutuo per una famiglia, per un risparmiatore, spinge e stimola alla ricerca di una nuova casa, di un immobile. D'altro lato, l'insicurezza politica, economica e del lavoro fa sì che i prezzi non decollino, anzi abbiano una leggera contrazione per questa paura. Questa è la fotografia attuale. Se siete curiosi e volete sapere nello specifico cosa succede a San Mauro Pascoli, a Sant'Arcangelo, a Rimini o a Cesenatico, a Cesena, preparerò per voi un video per la settimana prossima nel quale parlerò esattamente di questa piccola area geografica. Perciò vi do appuntamento fra una settimana al prossimo video. Buona giornata!